Presidente, visto che mancano 5 minuti alla mezzanotte, si è fatto di tutto per arrivare alla mezzanotte senza un misero voto procedurale, senza un unico voto procedurale. Chi è che sta urlando di là? Se può Colleghi, per richiamarlo, o lo favore. faccio io. Colleghi. Grazie. Allora, lo so che Collega, avete bisogno allora. di un capo, ma questo piacere da noi non lo avrete. Per Cercatevelo favore, un per capo. favore. Presidente Di Maio, prego, continui. Presidente, io volevo solo fare un apprezzamento su quanto è accaduto. Lei si è trovato a questo turno di presidenza, si potevano trovare anche gli altri tre vicepresidenti, si è trovato lei. Mi dispiace che nonostante le richieste di voto procedurale, non solo sulla Fiume, perché il mio collega le ha chiesto anche altri voti, si è fatto di tutto per non arrivare a un voto. Perché? Perché è chiaro, è meglio che rimanga agli atti, in quel No, momento chiedo scusa, la Presidente Di maggioranza. No, Maio, Presidente, poi dopo mi solo risponde, per, la no, no, prego, la solo per prego. chiarire, quale altro voto è stato Le è chiesto? stato chiesto dal deputato Crippa che anche il rinvio andava messo ai voti in questo momento. Allora, l'ha chiesto anche Palese e questo ovviamente No, attiene Palese ha alla. chiesto rinvio in Io commissione, le per do atto. onestà, però No, prego. no, no, fermi, fermi, fermi. Io le do atto che questa non è una decisione che per forza deve prendere l'Aula. Ma lei, in questo momento, è uno dei quattro vicepresidenti della Camera che avrebbe dovuto avere la sensibilità di far decidere a quest'Aula come dovevano procedere i lavori, solo che la maggioranza non avrebbe avuto i numeri per approvare la procedura. È questa la verità, è meglio che rimanga agli atti. Allora, io non la critico, Presidente Baldelli, perché io ci sono stato su quella sede, ognuno si prende le sue responsabilità, però lei ha scelto di portare sulla sua sedia stasera tutte le decisioni senza farle votare all'Aula. E questo è un atto che è sicuramente la maggioranza, per cui la maggioranza le sarà grato. Noi purtroppo non le saremo grati per questi. Per concludere, visto che ognuno ha fatto pubblicità per il Circo Massimo nelle sue richiami al regolamento, non so che cavolo c'entrino il Circo Massimo e i richiami al regolamento, siete tutti invitati, visto che vi spaventa così tanto. Grazie.